Michael Crisantemi, dunque le sardine dell'Umbria si presentano anche a Terni. Sì, usciamo con la prima manifestazione pubblica, faremo la piazza delle sardine dell'Umbria sabato 29 febbraio alle ore 15, dalle ore 15 in poi, a Terni, piazza Solferino, piazza dei bambini e delle bambine. Sarà un momento di gioia, di grandissima condivisione, ci sarà tantissima musica. Saranno... Possiamo dire anche qualche nome? Sì, Giovanni Blocchi, Perturbazione, Iudo per esempio, no? Esatto, e verranno anche esponenti nazionali della cultura, quindi penso a Henry De Luca, il grandissimo scrittore Henry De Luca, ci sarà un contributo audio e video della bravissima e famosissima scrittrice Dacia Maraini, una per tutte, e poi ci saranno anche tanti altri. Tutto questo per condividere un momento di riappropriazione della pubblica piazza da parte di tutte le persone che si riconoscono nei nostri valori delle sardine, che sono anche i valori della sinistra, ossia la lotta alle diseguaglianze sociali, economiche, ogni forma di discriminazione, all'odio, al populismo, al sovranismo, tutti quei valori che noi abbiamo sempre propugnato sin dall'inizio, e tutto questo le testimonieremo sabato 29 febbraio in grande gioia e condivisione. Quindi invitiamo tutti a partecipare, ricordiamo pure che abbiamo lanciato la sottoscrizione e la raccolta fondi nella più totale trasparenza. Infatti questo te l'avrei chiesto. Esatto. No, te l'avrei chiesto, non c'avete niente a che spartire, quindi con Benetton. Purtroppo no. Nel senso che non siamo finanziati, non siamo foraggiati da partiti, industriali, eccetera. Abbiamo lanciato una sottoscrizione trasparente sulla piattaforma GoFundMe. GoFundMe. Ecco. È possibile appunto vedere, chiunque va lì, si collega e c'è tutto il tracciato delle donazioni e delle persone che hanno donato. La donazione più esosa, più ingente, come ho detto prima, è stata quella di Luca, del mio amico che ha fondato il movimento, ha fondato 100 euro, quindi non possiamo essere accusati sicuramente di essere espressioni delle lobby, dei poteri forti o di chissà quale altro complottismo o dietrologia. Ecco, questi sono gli argomenti tradizionali e più beceri del populismo, del sovranismo, contro cui noi lottiamo ogni giorno, soprattutto anche contro le fake news. Una democrazia sana non può vivere di fake news. A tal proposito, come abbiamo ribadito e ricordato, ci saranno le elezioni suppletive nel collegio uninominale Umbria 2 il prossimo 8 marzo. Noi abbiamo fatto un appello a tutti quanti alla partecipazione al voto, perché votare è un diritto e un dovere sancito dalla Costituzione, per cui tanti giovani, tanti partigiani sono morti e è bene ricordarselo quando uno decide di non andare a votare. Quindi andate a votare e poi chiediamo a tutti e soprattutto ai giornalisti di fare il loro lavoro fino in fondo, ossia di informare le persone, perché il voto deve essere consapevole. Purtroppo tanti cittadini umbri non sanno perché andiamo a votare, per cosa si voterà, quando si voterà. Questo non è assolutamente possibile. E inoltre facciamo un appello, lanciamo una sfida a tutti i candidati affinché si confrontino in un dibattito pubblico e appunto ci dicano qual è il loro programma in maniera dialettica, di modo che le persone si possano fare la loro opinione. Quindi aspettiamo che tutti i candidati raccolgano questa sfida, li vogliamo sentire. Non sarete neutrali, naturalmente. Ovviamente, no? Noi abbiamo detto appunto che nasciamo per porre un argine al dilagare del sovranismo, del populismo e della Lega, come è accaduto in Emilia-Romagna. Certo, i territori, i contesti sono totalmente diversi, sappiamo purtroppo che errori sono stati fatti anche dalla sinistra, però noi siamo persone di sinistra e certamente non voteremo la candidata della Lega o i candidati della destra, questo no. Ecco, tornando invece alla manifestazione, vi aspettate anche una sorpresa, no? La presenza di uno dei fondatori nazionali. Esatto, delle sardine. Probabilmente verrà Mattia Santori da noi invitato, lo aspettiamo, speriamo che sia dei nostri, sia con noi. Quindi l'appuntamento è per il 29 marzo, il 29 febbraio. La prima di una serie di manifestazioni. La prima di una serie di iniziative che metteremo in campo. In tutto il territorio dell'Umbria. In tutto il territorio dell'Umbria faremo piccoli eventi in tutte le città, Foligno, Orvieto, dove stanno nascendo dei comitati delle sardine dell'Umbria. E ricordiamo pure che saremo a Napoli, a Scampia, il 14 e 15 marzo, per quello che è stato definito il congresso fondativo delle sardine, dove tutti noi insieme, con tutti i referenti dell'Italia, decideremo cosa vorremmo fare da più grandi e che futuro avremo e che strada prenderemo. Grazie, Michael. Grazie a voi, buonasera.